E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Davide De Vito e oggi ci troviamo in un tutorial molto utile per chi è appassionato di YouTube, comunque vuole caricare un video YouTube senza problemi di copyright dal punto di vista sonoro. Problema infatti molto comune è quello proprio di mettere musiche carine e belle senza rischiare assolutamente niente. Il mio metodo è un metodo molto legale, perché è proprio YouTube che offre questa possibilità. Allora, come mettere delle canzoni o degli effetti sonori riconosciuti da YouTube o comunque liberi? Allora, andiamo intanto su YouTube da Google e link in descrizione di YouTube. Andiamo poi il mio canale, se avete un canale dovete fare questa cosa, e andate poi su suggestioni video qui sopra. Andiamo il caricamento della schermata. Ecco qui la nostra schermata. Andiamo su Crea qui sotto, ok, nella dashboard, nella Creator Studio. Andiamo su Crea, clicchiamo e ci usciranno due possibilità: Editor Video ed Editor Audio. Andiamo su Raccolta Audio e vediamo questa lista infinita di canzoni. Allora, effetti sonori, musica con pubblicità e musica gratuita. Qual è la differenza? Che la musica gratuita possiamo inserirla, quindi scaricarla ed inserirla nei nostri video tranquillamente. La musica con pubblicità invece possiamo comunque metterla nei nostri video, ma non possiamo monetizzare il video, quindi se lo monetizzate il video verrà bloccato. Mentre invece riguardo gli effetti sonori sono tutti quanti liberi. Musica gratuita, nell'ultimo aggiornamento hanno aggiunto molte molte canzoni, sono bellissime alcune, e purtroppo però alcune hanno questo simbolino qui che sembra il simbolino rosso di Italia 1 di Canale 5, attribuzione Creative Commons, qui c'è scritto. Cosa significa? Che se noi andiamo a scaricare questa canzone possiamo tranquillamente metterla nel nostro video, tranquillamente monetizzare il video, ma non possiamo monetizzare il video senza aver messo, attenzione, clicchiamo qui, tutto questo paragrafetto qui nella descrizione. Quindi noi andremo a fare così, copia, e andiamo a incollarlo nella descrizione del video in cui utilizziamo questa canzone qui o tante più canzoni. Questa qui è l'unica piccola difficoltà, ma non è una difficoltà. Ragazzi, non si rischia assolutamente niente, perché queste qui sono musiche offerte da YouTube, quindi è proprio YouTube che si prende questa responsabilità. Non rischiamo niente. Io non vi consiglio altri siti, per esperienza personale, siti come No Copyright Sounds, No Copyright Music, tutte queste cose qui, Jamendo e un altro. Dicono di offrire musiche gratuite senza problemi di copyright dal momento in cui andiamo a monetizzarlo. E cosa non è vera? Cosa non vera? Perché io ho dovuto eliminare e bloccare dal mio canale almeno due o tre video, anche molto belli, per problemi di copyright. E questo non è molto piacevole. Quindi, per evitare una brutta esperienza, io vi consiglio il meglio. Questo qui è il 100% funzionante. E le musiche sono tantissime. Potete scegliere il genere, l'atmosfera che volete, lo strumento, la durata e poi potete selezionare i preferiti. Io per esempio ho i miei preferiti, tutta questa cosa qui. Io vi consiglio comunque di scaricarle, le canzoni che vi piacciono, o metterle nei preferiti come ho fatto io. Comunque, createvi una cartella dove mettete tutte le canzoni più belle, in modo che al momento dell'editing nemmeno dovete andare a cercare le canzoncine qua. Vi mettete un pomeriggio, vi cercate le migliori canzoni. Io vi consiglio, anche se volete fare una cosa magari tipo un cortometraggio, comunque un film, qualcosa su musica cinematografica, se ne trovano veramente canzoni famose e gratis, molto molto belle. Ragazzi, allora questo tutorial qui è finito, sarà un tutorial molto veloce, semplice, spero vi sia stato utile. Ragazzi, passate sulla mia pagina Facebook, link in descrizione, iscrivetevi e commentate questo video. Ragazzi, ci salutiamo qui, ciao!